Buon salve, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi in questo tutorial realizzeremo una richiesta proveniente da un utente di Instagram. Qualche video fa ne ho realizzata uno di un utente proveniente da YouTube che mi aveva scritto sotto nei commenti, invece questa volta ho preso direttamente un commento scritto sotto una delle mie ultime foto, se non erro quella di AkuAku, di quest'utente qui. È stata una richiesta ben specifica e io sono contentissima quando me le scrivete perché non solo mi date dei spunti nuovi per i video, ma mi date anche un po' da fare. L'anno scorso ho già realizzato dei video dove modificavo delle cuffie, nel senso che proprio compravo delle cuffie, le dipingevo, le modificavo con la gomma Eva per renderle, diciamo, brandizzate, ma non sono brandizzate originali ovviamente, col tema scelto per quel video. Se non erro ne ho fatto un paio ispirate a Sailor Moon e un paio ispirate invece a Sakura Kinomoto, cioè la protagonista di Pesca la tua carta Sakura, in Italia è conosciuto con questo titolo. Avevo anche in mente di fare le cuffie dei Vocaloid, ve li ricordate i Vocaloid? Avevano queste bellissime cuffie che non ho mai capito se fossero soltanto estetiche o se realmente funzionavano, con queste enormi ali da farfalla variopinte bellissime e se non erro ai bei vecchi tempi, cioè anni e anni fa, provai a realizzarne un paio con del cartone, però diciamo che non è venuto fuori chissà che cosa. Sicuramente se le rifacessi oggi farei sicuramente un lavoro migliore. E perché sto parlando di cuffie? Perché proprio in questo video andremo a realizzare un paio di cuffie specifiche. Quante volte sto dicendo specifiche? Tratte dal gioco ARMS, un gioco esclusivo per Nintendo Switch, se non erro uscito nel 2017, un picchiaduro un po' particolare. Perché? Perché tutti i protagonisti, tutti i partecipanti del gioco combattono a suon di pugni, ma non pugni normali come può essere un Tekken, un Street Fighter, un Mortal Kombat, ma al posto delle braccia normali praticamente combattono con delle molle. Uno di questi personaggi è proprio Meccanica, spero di averlo detto bene e in caso scusatemi. Meccanica è una ragazzina di 15 anni che ha la passione anche per i robottoni, infatti il suo personaggio oltre ad essere un tripudio di giallo è inserito all'interno di un robot, quindi una specie di armatura che la copre fino al collo, la testa è l'unica parte esposta. Non indossa caschi ma appunto indossa un paio di cuffie che sono gialle proprio come il resto del robot, dell'armatura, come volete definirlo, l'ho definite. E non so perché, sarà che comunque sempre ambito videogioco, mi ha vagamente ricordato D.Va di Overwatch. Credo che forse Overwatch sia un po' più conosciuto rispetto ad ARMS, quindi quando vi dico D.Va penso che già tutti vi siate alzati dalla sedia a fare una standing ovation. È uno dei personaggi più amati di quel gioco e credo forse sia diventata anche un po' quasi la mascotte. È in comune con la nostra Meccanica appunto la passione per i robot, infatti D.Va viene rappresentata insieme al suo mecha. Se anche voi avete fatto questo tipo di collegamento scrivetemi sotto nei commenti che non sono pazza. Per fare queste cuffie avrei potuto comprare appunto delle cuffie già preesistenti e modificarle. Il problema è che la parte che corrisponde ai lati del viso ha una forma un po' più particolare, non è né tondeggiante né rettangolare né quadrata, è un insieme di diverse forme geometriche, quindi più che andare a comprare delle cuffie direttamente e modificarle ho pensato di realizzarle da zero, quasi come se fosse un cerchietto con questi supporti laterali. Saranno tre gli elementi che andremo ad utilizzare in questo video: il materassino per yoga, ebbene sì, bolla a caldo, perché no, e del fil di ferro. Esattamente, il fil di ferro non l'ho mai utilizzato nei miei video ed è arrivato il momento di utilizzarlo in questo e vi farò vedere dove sarà nascosto perché non sarà proprio visibile all'occhio umano. Diciamo che mi servirà come struttura o supporto per dare una forma un po' più tondeggiante a queste cuffie che andremo a realizzare. Se siete stati così attenti scrivetemi sotto nei commenti quante volte ho detto cuffie in questo video fino ad ora, grazie! Quindi direi subito di tagliare corto, anche perché sto cominciando a grondare, la mia fronte sta diventando un po' perlacea e vogliamo evitare queste cose in video, anzi spero non si senta il ventilatore di sottofondo che è un pochettino rumoroso, però fate finta di niente. Quindi direi di passare alla parte speed art e vediamo insieme come costruire queste cuffie.
Riportate su un materassino per yoga le parti singole disegnate su carta mostrate nell'immagine precedente. Una volta che l'avrete fatto, bisogna sovrapporle una sull'altra per fare spessore e dare tridimensionalità. Auricolare, potete tranquillamente riprodurre il secondo specchiando le immagini. Per quanto riguarda il supporto centrale, dovete prendere del fil di ferro circa 30 cm e piegarlo per due volte su se stesso. Se non dovessero bastare 15 cm, cercate di prendere la misura giusta del vostro capo. Ritagliate due strisce dal materassino per yoga e incollate il fil di ferro al centro. Sovrapponete anche la seconda striscia che nasconderà tutto. Modellate con le mani il supporto e incollate gli auricolari. Finito questo, potete passare alla colorazione. Terminate. Beh, la forma è quella che è. Ok, sono un pochettino pisellanti, ma vabbè, è un dettaglio. Sono veramente leggerissime. Guardate come le faccio volteggiare in aria con sole due dita e non danno alcun fastidio. Nella fotocopertina magari potrete vedere un'anteprima delle cuffie indossate, però così velocemente vi faccio vedere dal vivo come... Ok, come dovrebbero calzare? Se i miei occhiali, per favore, non cadete. Se i miei occhiali mi fanno la grazia di non cadere, perché ho il naso sudatissimo. Ed ecco qui come sarebbe con le cuffie indossate. Per far sì che reggano sulle orecchie, io ho riportato un piccolo sistema che ho già realizzato nello Scouter Saiyan. Magari a fine video ve lo linko pure, così ve l'andate a vedere. Proprio sulla parte delle orecchie, ecco queste partinere così, ho voluto simulare l'auricolare. Gli ho dato lo spessore di circa, sì, 2 centimetri e mezzo, in modo che quando lo indossate vada a poggiare sull'orecchio, perché comunque l'ho ridimensionata in base alla taglia delle mie orecchie, sono abbastanza piccole, così quando le vado a indossare si appoggiano direttamente sull'orecchio come se fossero la cosa più ergonomica del mondo e vanno a stabilizzarsi sulla testa. Se volete ancora più stabilità, potete anche riempire lo spazio interno qui, ecco, non so se si vede, e fare un ulteriore foro in mezzo, così quando l'andate a indossare lo incastrate per bene sull'orecchio, praticamente l'orecchio si va a infilare in questo foro e non si muoveranno più. Come vi ho fatto vedere, il fil di ferro è ben nascosto e mi è servito solo per fare la base del, chiamiamolo, cerchietto della cuffia. Ovviamente voi potete modellarlo come volete e dovete soprattutto prendere la semicirconferenza, cioè semi perché sarebbe metà, cioè della testa, non è tutta la testa, solo metà della testa, in modo che non appaiono né troppo grandi ma nemmeno troppo piccole. Ho preso la misura mentre avevo i capelli legati, quindi su di me stanno un paio di centimetri, giusto un po' più grandi, soprattutto quando ho i capelli sciolti, però avete visto, quando ho i capelli legati stanno sulla testa e non si muovono. Poi se volete ancora
un po' più di stabilità e ovviamente andrete a mettere la parrucca di meccanica, potete anche mettere un elastico qui dietro in modo che quando l'andate a indossare l'elastico vi prende la parte retro della testa rendendole ancora più ferme. Diciamo che ci sono diversi modi per poterle fermare al meglio sul vostro capo, ma sta a voi decidere qual è il metodo migliore, anche perché mi piace darvi degli spunti e voi siete liberissimi di ascoltarli o di utilizzarne altri. Sì, lo so, alcuni diranno: ah, ma nell'immagine originale è giallo, non oro, ma giallo. Lo so, non mi sto giustificando. Allora, io non so se ve l'ho già detto, ma ho una repulsione nei confronti del colore giallo, cioè per quanto sia un colore allegro ed estivo, a me il giallo non mi piace. Ok, sì, mi piacciono le banane, mi piacciono i limoni, ma solo perché mi piace il cibo con della buccia gialla non vuol dire che mi piace il giallo. Ok, è un discorso che non ha senso, ma fatemi parlare, sarà il caldo, non lo so. Quindi ho trovato ideale farle dorate perché mi sconfinferava di più e anche perché l'acrilico dorato che uso io bastano una o due passate e copre tutte. Se avessi dovuto farle gialle, avrei dovuto fare prima la passata di bianco per renderle neutre e poi di giallo. E diciamo che si sarebbe allungato abbastanza il procedimento e io, siccome voglio cercare di fare le cose nel minor tempo possibile, ho ottimizzato il tutto utilizzando il color oro. Poi liberissimi di seguire il mio esempio o di farle gialle come sono nel gioco, quindi canoniche. Per renderle più tridimensionali ho fatto alcune parti in rilievo, come ad esempio le parti qui e la parte semicircolare qui. Spero di non aver dimenticato altri dettagli, perché sì, io ho preso delle reference, però più che altro erano laterali o frontali. Da dietro non ne ho trovate, quindi non so se nel retro effettivamente ci siano altri dettagli, ma in caso perdonatemi e cercateli voi. Non ho mai giocato ad Arms e non mi vieto ovviamente il fatto di poterci giocare in futuro, anzi non so nemmeno se è un gioco grande, se a pagamento, ma credo sia a pagamento. Ok. E non mi soffermo nemmeno così tanto sul gioco perché, appunto, non avendolo giocato, ed effettivamente se non era per questa richiesta probabilmente forse non avrei fatto alcun tutorial su Arms, non voglio straparlare o aggiungere cose che magari possono risultare false, quindi mi limito soltanto a riportarvi ciò che ho letto online e spero anzi di non aver sbagliato nulla, e se ho sbagliato perdonatemi. Bene, quindi io sotto le mie foto su Instagram o anche sotto i commenti su YouTube vi invito, vi esorto anche voi a farvi coraggio, a suggerirmi delle cose da realizzare, possibilmente di dimensioni ridotte, così diciamo sia che entra nel video e sia ci metto poco a farle. Poi mi piace sempre curiosare e conoscere nuovi titoli o approfondirli, quindi grazie mille a te che mi hai suggerito queste cuffie. Quindi carissimo utente di Instagram, spero che questo tutorial sia stato di tuo gradimento, che le cuffie ti siano piaciute, che i miei suggerimenti per poterle modificare ti abbiano dato qualche spunto magari per riprodurle tu stesso o tu stessa, completare il tuo cosplay, perché presumo ti servano per quello, giusto? E ti invito poi a farmi vedere il risultato, che sono abbastanza curiosa. Quindi ragazzuoli, io vi invito ad iscrivervi sui miei social che trovate tutti giù in info box uno per uno, e se volete continuare a sostenere questo canale e farmi sentire quanto siete bravi, belli e potenti, potete semplicemente sul sito di Ko-fi fare una piccola donazione che mi aiuterà con futuri upgrade e andare avanti con il mio progetto. Ricordo che questo canale mira alla costruzione di oggetti cosplay, di props cosplay low cost, quindi per favore non incacchiatevi se ai vostri occhi possono apparire tutt'altro che magnifici questi prodotti, ma alla fine la bellezza è soggettiva, quindi chissene. Se anche voi avete giocato o giocherete ad Arms, scrivetemi sotto nei commenti qual è o quale sarà il personaggio main vostro. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Io vado a scolarmi un bottiglione d'acqua. Ciao!